che non è come prima, si stava qui a sedere, ora è brutto. Si è bucato in pieno giorno di fronte ai passanti seduto su una di queste panchine. Ai giardini della Porcinai in centro ad Arezzo è così nuovamente allarme degrado. Io non mi sento in pericolo, però certo che la situazione sta peggiorando sempre di più. Un'immagine cruda immortalata da una cittadina che incredula si è trovata di fronte a questa scena. Un uomo seduto con una stampella appoggiata alla panchina che prima si guarda attorno distrattamente e poi si inietta una dose, il tutto come nulla fosse. Una volta era tutta un'altra storia. C'è preoccupazione. Certo. I giardini del Porcinai, come più volte denunciato da residenti ed esercenti, resta uno degli angoli più caldi della città, teatro troppo spesso di episodi di degrado e microcriminalità. Questa è una storia ormai risaputa e antica, insomma. La zona è quotidianamente è incasinata così, quindi ci vorrebbero più controlli, ci vorrebbe una pattuglia di polizia fissa dalla mattina alla sera che sta qui a controllare. Solamente due giorni fa, sempre in pieno giorno, a pochi metri di distanza, si era accesa una violenta rissa tra cinque persone a colpi di cacciaviti, forbici ed addirittura sedie.